Ciao, vi voglio rendere partecipi tutti quanti di una lettera che ho finito di scrivere proprio ora. Si chiama Michele, non l'ho preciso in modo ulteriore proprio per rispettare una discrezione verso di lui. Ma vi voglio leggere la sua lettera e come io ho risposto. Caro Michi, Michele è l'angelo simile a Dio e dunque lo capisci in te. Fai bene a fidarti molto di te stesso. Dio, Padre Assoluto, esiste in questa assolutezza nel modo con cui essa non lo determina come indeterminato, ma come quella opposta condizione, quella determinata, che gli permette di non avere nessun limite nella sua potenza. Se questa potenza esistesse realmente in se stessa, e non nell'impotenza di personaggi interamente determinati nelle loro parti, non potremmo avere gli infiniti sacchi contenitori fatti di materia che si consuma, per fortuna, affinché il contenuto divino venga allo scoperto. Dio dunque ha infiniti figli, buoni e cattivi, così come ne deriva dal calcolo reale dei 10 noni, che impone un solo e infinito risultato, differenziato in tutti i modi possibili. Egli è noi e vuole proiettarsi in noi, differenti da lui, ma sempre lui, come suoi veri figli, che siano una cosa con il Padre, grazie allo Spirito Santo dell'unione assoluta. Ebbene, egli è così tanto dominatore di questo assoluto disegno, differenziato in diavoli e santi, come alberi costretti a portare il loro frutto, che parte dal risultato infinito del calcolo dei 10 noni e lo riporta all'origine, moltiplicandolo per 9. Così tutto è ricondotto ad una infinita origine. Questa e solo questa è la sua azione creativa. Riporta in sé il suo disegno, come se emesso un respiro, poi nuovamente inspirasse. Ebbene, Dio inspira il suo disegno e ci appare come il suo soffio creativo di noi e della nostra relativa libertà di far nostre le parti che il disegno ci ha assegnato. Ebbene, essendo un disegno fatto per talenti, che sono numeri, ci sono tutti i numeri ad esistere, disseminati nella storia infinita che esiste solo nella verità delle infinite relazioni contenute nel calcolo dei 10 noni. Solo 3 di essi, collocati in mezzo tra l'infinito negativo e positivo, sono possibilmente indicativi di una assoluta creazione: il 10, l'1 e lo 0,1. Questo 11,1 esiste come il culmine di un monte, da cui si vede tutto l'orizzonte della creazione per numeri. Ebbene, 1,1 fu assegnato a Gesù, un personaggio come ciascuno, cui fu assegnata la parte del Figlio di Dio. Ma doveva esserci anche l'11. Infatti, se da meno infinito a più infinito mancasse proprio il talento 11, mancherebbe proprio
quanto rappresenta in se stesso il personaggio del Padre Spirito Santo dell'unità. Ebbene, solo a 64 anni mi sono accorto che il mio personaggio, che è un sacco come ogni altro, ha avuto assegnata questa parte provvisoria in questa valle di lacrime in cui Dio salva tutto ispirando in se stesso il suo disegno, e l'uomo con questo respira come chi gli si opponga e veda un mondo a rovescio, dominato dai personaggi con una loro capacità autonoma di fare quel disegno divino che invece è disfatto. È un mondo provvisorio e le parti assegnate ai personaggi in questa prima della Divina Commedia sono davvero provvisorie, appartenendo solo a questa prima. Dopo di essa, tu ed io e ogni uomo cui ora è assegnato un personaggio qualunque, torneremo ad essere il Dio che ci anima, eliminando la precarietà di una indubbia ingiustizia che ci sarebbe se Gesù e io fossimo personaggi di una assegnazione eterna. Tutti potranno essere Gesù, o me, o te, o chiunque. Sono parti che sono la possibile via e verità e vita che portino alla esperienza di come Dio, quello equilibrato nella Trinità centrale del 11,1, viva in un personaggio differenziato in figlio e padre. Dunque, non assegnare a me una essenza differente dalla tua. Il mio compito, del mio personaggio, è proprio quello di ricondurre gli uomini a capirsi tutti nell'essenza unica del Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Punto e basta. Dio, valore assoluto, è una bellissima essenza, ma si corre il rischio di farne una astrazione dalla realtà. E allora il personaggio del Figlio lo ha portato sulla terra a mostrare il valore terreno da dare alla vita, volerla sacrificare nel disegno del bene per gli altri come per se stessi. E il personaggio del Padre ha portato sulla terra la figurazione del Creatore stesso che viene e serve per tutta la vita. Viene nel cristianesimo che celebra il Figlio e si lascia mortificare da due Pietro, proprio allorquanto il primo gli chiede di portare alla luce un nuovo percorso verso la verità del Figlio. E il personaggio del Padre Spirito Santo lo esegue fedelmente e si consegna nella sua vita reale alla Chiesa dei Pietro, ponendosi come la pecorella smarrita che vive solo se il suo buon pastore si occupa di lei. Sarà accusato come un ricattatore che voglia inchiodare Pietro sulle sue responsabilità di buon pastore. I due Pietro riceveranno tutti personaggi di ogni tipo e genere, ma si guarderanno bene di occuparsi di costui che si proclama Messia dello Spirito Santo. Dopo che uno di loro lo ha eletto a tale, allorché lo ha mandato a ricercare un nuovo percorso. Il Dio Padre in me vivrà sottomesso alla Chiesa Cattolica tutta la vita e la servirà, pur essendo stato
condannato a morte da Pietro sul finire del secolo passato. Giunto a 14 giorni dalla sua uccisione reale, sarà preso e passerà le 14 stazioni della sua Via Crucis, cominciata il 7 dicembre di quest'anno. Questo è il disegno relativo al mio personaggio. Ma esso è mio solo in questa prima rappresentazione ed esiste affinché possa essere fatto proprio in tutte le infinite repliche di questa Divina Commedia ottenuta in modo deterministico attraverso il calcolo dei 10 noni. Dunque, io ho solo il compito di ampliare il quadro tracciato da Gesù. Egli scacciava i diavoli e il Padre in me, che lo ha mandato a scacciarli, ora li converte. Quella conversione che Gesù spingeva tutti, il Padre in me la esegue e la dimostra in atto già ora. Più uno moltiplicato per meno uno certamente ha per risultato meno uno. Azione per reazione mettono in atto ora un mondo il cui verso è negativo. È quello di Dio che già adesso inspira il suo respiro possibilistico infinito, ma semplicemente permette che sia visto per reazione a meno uno, come il verso positivo e più uno del tempo in avanti che appare in questo universo reale. Quanto scritto in Apocalisse, farò nuove tutte le cose, si attua in questo modo e Dio rivela una verità che libera tutto e tutti. E per davvero, come aveva fatto dire a Gesù, in riferimento alla vera discesa impersonata dello Spirito Santo su questa terra. Dunque, io non porto fieno al fienile del mio personaggio, lo mostro a tutti come quello del massimo nemico di Gesù. Ma accade come già accadde il 25 gennaio del 38 d.C. e si è ripetuto il 25 gennaio del 1938. Allora fu convertito il massimo persecutore Saulo, convertito in San Paolo, apostolo delle genti. Adesso è convertito Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, e il suo stesso nome assumerà il nome segreto di Dio delle 42 cifre dell'angelo Michele, caro Michi. Fai scendere anche tu giù dalla croce tua il Dio crocefissosi nel tuo personaggio. Liberalo dal tuo Isacco, sacco italiano, come cerco di fare nel mio, lottando io la mia Armageddon personale, ma che un giorno potrà essere rivissuta da tutti, ammesso che gli piaccia e lo vogliono. Ciao e forza, Romano. Ecco questa risposta che io ho fatto a Michele, la presento a tutti. Compito di tutti voi è il mio stesso compito. Dio esiste nella mia croce e Dio esiste come l'animatore della croce di ciascun personaggio. È sempre Dio, indipendentemente dal personaggio. Il personaggio determina Dio in modo reale
Ed è la croce per Dio, questa determinazione, poiché Dio è infinito. Dio è un contenuto che non può essere contenuto in un solo sacco. Per cui, come io cerco di farlo uscire dal mio sacco, fate anche voi. Liberate il Dio che è nella croce del vostro personaggio, che è insaccato in voi stessi. Fate morire questo Isacco e liberate il Dio che è la vostra anima. Ciao.